Ben ritrovati amici e amiche del podcast Parole Salute, io sono Elena Bizzotto e questo è il podcast in cui condivido con voi esperienze, informazioni, insegnamenti che ho ricevuto nel magico mondo della comunicazione efficace e che piano piano, pezzo dopo pezzo, ho cercato di fare mio. Oggi voglio portarvi un pochino nel mondo della PNL, programmazione neurolinguistica, con un focus specifico in quello che la PNL definisce i metaprogrammi. Se voi vi ricordate, nelle puntate precedenti vi ho già raccontato, ma questa è una cosa di cui facciamo esperienza in continuazione, che i nostri sensi, il nostro corpo e la nostra mente è continuamente bombardata di stimoli, di informazioni, e non tutto noi lo assimiliamo, cioè noi abbiamo un sistema che in qualche modo riesce a decidere a che cosa dare più o meno importanza in un determinato momento. Noi ci possiamo magari concentrare sul guardare un qualcosa quando qualcuno magari ci pone l'attenzione e dice ascolta che sento della musica. A un certo punto si accende, si attiva anche il senso dell'udito e magari arriva alla nostra attenzione un qualcosa che prima era in sottofondo, non era, diciamo, rilevante in quel momento per noi. Come noi assimiliamo, poi elaboriamo, classifichiamo, colleghiamo le esperienze, le informazioni raccolte e poi reagiamo ad esse, diciamo che sono tutti quei sistemi, quei modelli che vengono definiti metaprogrammi. Non siamo blindati in strutture rigide, cioè non è detto che un metaprogramma, e dopo vi spiegherò più nel dettaglio di cosa si tratta, si attivi sempre in una data situazione. Cioè i metaprogrammi definiscono l'approccio che adottiamo rispetto alle cose che incontriamo nel mondo esterno, in qualche modo fanno da filtro, decidono cosa lasciare entrare nel nostro mondo interno e ciò che va lasciato fuori, ma sono generalmente, questo lo dice anche proprio la PNL, sono relative al contesto specifico, cioè gli schemi, i filtri che utilizziamo a lavoro oppure a casa, in famiglia, fuori con gli amici, possono essere diversi. Quindi è sempre molto importante non incasellare rigidamente né il nostro comportamento, perché andando in qualche modo ad approfondire quelli che sono i metaprogrammi e come si manifestano nella nostra vita quotidiana, non ci dobbiamo incasellare rigidamente e non dobbiamo neanche incasellare rigidamente il comportamento delle persone. Però di fronte a una persona che ci sta parlando possiamo, attraverso proprio l'ascolto attento di quello che ci sta dicendo, identificare uno schema che potrebbe essere appunto, magari in quel determinato contesto, noi essendo professionisti del benessere magari ci troviamo all'interno di un contesto che è quasi sempre generalmente lo studio dove lavoriamo, quindi un ambiente, comunque un ambiente sanitario, e magari ci possiamo trovare dei pazienti che in qualche modo replicano sempre questo schema. Ma non è detto, perché io ho avuto molti pazienti che, per esempio, questo primo metaprogramma di cui vi voglio parlare oggi, perché sono diversi, ne avevano identificati una sessantina, non ve li racconterò sicuramente tutti, ma sicuramente quelli più importanti che poi sono stati presentati a me. Uno di questi, che è quello di cui vi voglio parlare oggi, che è strettamente correlato anche con la motivazione che ci spinge a fare qualcosa, può nella stessa persona, nello stesso paziente, a un certo punto subire un cambiamento. Agiscono a livello inconscio, per cui a volte in qualche modo li attiviamo ma non sappiamo di averli, non ce ne rendiamo conto. Possiamo dire che capire che metaprogramma, quindi conoscere, comprendere e usare i metaprogrammi adattandoli al modo in cui l'interlocutore che io ho davanti, il paziente che ho davanti, pensa e si motiva, può diventare veramente un grande strumento per entrare in sintonia con questo paziente. Fanno spesso, quando si tratta di metaprogrammi, l'esempio di un computer, del nostro cervello come un computer. Diciamo che l'analogia viene considerata un pochino impropria, perché il nostro cervello è veramente molto 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 complesso, però è una analogia che fanno spesso per far capire un po' a che livello lavorano questi metaprogrammi, partendo dal presupposto che molte volte, e lo sappiamo bene quando abbiamo a che fare con i nostri pazienti, la persona che abbiamo davanti capisce ma magari poi non agisce, ascolta ma magari poi non fa, non agisce, non mette in pratica le cose che vengono dette. E quindi l'esempio che viene fatto spesso generalmente è quello del computer, dove da una parte abbiamo l'hardware, da una parte abbiamo i software, cioè
Sappiamo che nel computer la parte hardware è costituita dal disco fisso, dalle memorie, chip, circuiti, schede video, schede audio e così via. Cioè è tutta la parte, diciamo, che in qualche modo compone il nostro computer e che ci permette di accenderlo e farlo funzionare. Poi però, quando noi vogliamo realizzare un'idea, creare una presentazione, scrivere un documento, buttare giù una lista, un elenco, fare uno schema, creare una copertina e chi più ne ha più ne metta, in quel caso noi installiamo generalmente dei software, quindi questi programmi che riescono appunto a realizzare le nostre idee. Non è che un programma è migliore dell'altro, non è che Excel è migliore di Word, semplicemente se noi dobbiamo digitare, mettere giù e realizzare un documento scritto, probabilmente sceglieremo, non so, Word piuttosto che Excel, cioè andiamo a scegliere quello più adatto per le nostre esigenze. Quindi l'esempio, diciamo, tecnologico che viene fatto serve per far capire che se io voglio far arrivare il messaggio a destinazione, voglio inviare il documento, questo documento, a qualcuno che deve riceverlo e leggerlo, in questo caso dovrò avere una stessa versione del software. Ho il rischio, se no, di mandare il documento, ma poi nel computer dell'altra persona questo documento potrebbe non aprirsi. Questo, diciamo, potrebbe essere così un buon esempio per farvi rimanere in mente quelle che sono le, i meccanismi, le caratteristiche di come in qualche modo funzionano questi metaprogrammi. Sono diversi, come vi ho detto prima. Creerò delle puntate dove ve li descrivo uno alla volta. Oggi faccio una puntata un pochino più lunga proprio per introdurvi a questo argomento. È un argomento che sono convinta, come spero siano tutti gli argomenti che vi propongo, facciano su di voi l'effetto che hanno fatto su di me. Nel senso che nel momento in cui io sono venuta a conoscenza di tutte queste informazioni, ho iniziato in qualche modo in primis ad ascoltare la persona che avevo davanti, quindi il mio paziente, con un orecchio completamente diverso, molto più focalizzato nel cercare di identificare, per esempio nell'andare a scoprire qual era il metaprogramma preferito magari dalla persona che avevo davanti. E poi mi sono resa conto degli errori che facevo e dopo vi farò qualche esempio. Oggi voglio parlarvi del primo, il primo metaprogramma che di solito viene sempre presentato, che ha tantissimo a che fare con la motivazione e che è il programma che viene detto via da o verso. Viene anche chiamato, lo trovate anche come avvicinamento allontanamento, me l'hanno presentato anche come andare verso il piacere e via dal dolore. Diciamo che con questa definizione vi rimane proprio impressa, perché questo è un metaprogramma estremamente importante di cui noi dovremmo sempre tener conto. Sono le famose due spinte universali. Di solito le persone sono motivate, la loro motivazione viene attivata o nel momento in cui c'è un problema da risolvere e quindi c'è qualcosa dal quale vogliono allontanarsi, qualcosa che vogliono evitare, che non vogliono più vivere, di cui non vogliono più fare esperienza. Dall'altra parte invece ci sono i andare verso, i verso, che sono persone che invece tendono verso sempre un obiettivo desiderato, mettono molta energia, investono molta energia per cercare di ottenere quello che desiderano. Uno non è meglio dell'altro, ve lo ricordo, anzi sembra che una delle più grandi spinte che ci porti a compiere un'azione sia generalmente quella dell'allontanamento, di andare via da, quindi risolvere un problema. Nel mondo della salute e del benessere, per esempio, una delle spinte che fa alzare subito e di corsa sicuramente i nostri pazienti è il dolore. Andare via dal dolore, un paziente che ha male non è che sta lì tanto a pensarci, ha male, non vuole più avere questo problema, per cui è fortemente motivato ad alzare il telefono e chiamare magari, nel mio caso, lo studentistico. Per esempio possiamo trovare delle persone che incominciano una dieta per due motivi magari completamente diversi: una persona perché non vuole più vedersi grassa o perché ha dei problemi fisici legati, non so, al sovrappeso, oppure una persona che vuole raggiungere un obiettivo particolare, rientrare in quel vecchio vestito, vedersi più magro e quindi si pone un obiettivo verso. Come vi dicevo prima, l'allontanamento, il via dal dolore, dai problemi, dalle preoccupazioni, è sicuramente una leva motivazionale fortissima. Però quando abbiamo di fronte qualcuno dobbiamo ascoltarlo molto bene, perché in qualche modo lui, attraverso quello che ci racconta, ci fa capire qual è, perlomeno in quel preciso momento, in quel momento contestuale, qual è la sua, il suo metaprogramma attivato, la sua leva motivazionale
di predilezione. Le persone che per esempio tendono ad andare verso un obiettivo, verso il piacere, verso appunto un traguardo, per esempio potrebbero essere distratte anche da tanti obiettivi e magari, proprio perché presi dall'entusiasmo, commettono errori. Nel caso del mondo della salute e del benessere, diciamo, mettono enfasi su quello che vogliono raggiungere e magari non badano a quello che potrebbe andare storto o addirittura sono noncuranti delle possibili complicazioni. E dopo voglio farvi un esempio proprio nella mia pratica clinica, dove io ho attivato molta attenzione quando vedevo che non riuscivo ad accendere l'attenzione, l'interesse dei miei pazienti, non riuscivo a trovare la leva motivazionale giusta e riguardava, non so, la dicotomia estetica del sorriso, quindi denti belli e bianchi da una parte e dall'altra parte la salute. Dall'altra parte che è molto concentrato sul via da, magari un problema di salute o un dolore che non vuole più rivivere, un'esperienza negativa che non vuole più rivivere, sono talmente concentrate nell'affrontare quel problema che a volte appunto si chiudono a possibili nuovi obiettivi da raggiungere. Cioè non hanno magari voglia di dar vita a qualcosa di bello, ma sono più concentrati a evitare che succeda qualcosa di brutto. A me capitava, per esempio, di avere dei pazienti che da un punto di vista clinico avevano risolto i problemi, magari lo stato di infiammazione che avevano, e io cercavo di spingerli perché magari avevano la condizione, i denti erano possibili candidati per un bello sbiancamento, per dare anche quel tocco di miglioramento estetico, di qualcosa di bello. Ci sono dei pazienti che si chiudevano, ovviamente, quando io partivo in quarta con la mia proposta, perché per esempio l'aspetto della bellezza e dell'estetica non era minimamente una leva motivazionale, in quanto loro erano focalizzati dal fatto che comunque avevano risolto un problema e a loro stava bene così e gli importava non tornare indietro e riavere quel problema. Viceversa, mi trovavo dei pazienti che avevano magari una situazione veramente molto importante in bocca da risolvere, di infiammazione, di cure da fare, ma proprio strutturali della bocca, e le cose che ti chiedevano appena seduti era di togliergli la macchiolina che vedevano lì davanti, perché il loro focus, il loro obiettivo era quello di diciamo vedersi i denti belli e bianchi. Ovviamente io in questo caso cos'è che facevo? Ponevo l'attenzione su tutti i problemi che c'erano da risolvere, ma se il paziente ha un obiettivo e soprattutto un obiettivo verso il piacere, verso qualcosa di desiderato, verso qualcosa di bello, e io passavo il tempo spiegandogli che in qualche modo, non glielo dicevo proprio così, però questo era il mio pensiero, la macchiolina o comunque i denti bianchi sarebbero stati veramente l'ultimo dei suoi problemi e l'ultimo degli obiettivi che ci potevamo in qualche modo prefissare, sicuramente questo tipo di pazienti si smontano. Pensate se doveste andare a comprare un'auto e la cosa che vi interessa è che sia un'auto sicura, magari certificata, testata, non so, la migliore auto contro, che ha vinto anche i premi contro i colpi, perché io voglio viaggiare sicuro, voglio stare tranquillo, voglio che magari avere assistenza se mi dovesse capitare qualcosa per strada. E magari il venditore, invece di porre l'attenzione su questi che sono dei problemi che il possibile cliente vuole evitare, quindi un paziente concentrato sul via da problemi, perché non vuole rimanere per strada senza assistenza, perché vuole acquistare un'auto che non gli dia problemi di affidabilità, e magari il venditore si concentra, non so, sulla qualità, la bellezza del colore degli interni, e gli fa sentire al tatto la nuova pelle super fantastica, o del fatto che ha delle luci LED posizionate in certi posti, cosa che potrebbe magari interessare a qualcuno che invece ci tiene ad avere, non so, l'ultimo modello, la macchina dal colore fashion, magari l'auto griffata, e si immagina già col braccio fuori a godersi i suoi viaggi. E se in quel caso il venditore lo tediasse con tutte le informazioni tecniche su quanto la macchina è sicura e così via, questa persona, diciamo, sicuramente perderebbe probabilmente la motivazione.
Perché per noi può essere veramente importante capire quali sono queste due spinte motivazionali che possono spingere il nostro interlocutore, nel nostro caso il nostro paziente, ad agire? Perché in base al metaprogramma che abbiamo in qualche modo attraverso l'ascolto attento e attivo individuato nell'altro, potremmo decidere di utilizzare delle parole diverse, proprio parole, un linguaggio completamente diverso, con persone che tendono a usare uno schema verso il piacere, verso l'obiettivo. Potremmo utilizzare parole come ottenere, riuscire, conquistare, raggiungere. Io al famoso paziente che è interessato solo ad avere i denti bianchi glielo dico che riusciamo ad ottenere adesso questo risultato, mentre prima lo smontavo sul nascere, cioè gli dicevo: guarda, qui c'è da sistemare tutto il resto, e vedevo proprio lo sguardo triste del paziente che avevo davanti. Adesso, se vedo che la spinta è verso qualcosa di che è legato magari all'estetica, qualcosa di desiderato, non la tralascio mai, e quindi cerco sempre di inglobare questo obiettivo all'interno proprio di tutto il percorso. Quindi riusciremo ad ottenere, riuscire, conquistare, raggiungere, iniziando in qualche modo a porre enfasi su quello che riusciamo a fare, che riusciamo a raggiungere, ottenere, rispetto a quello che magari potrebbe andare storto. Quindi anche parole come risultato, maggior benessere. Quando invece abbiamo di fronte a noi un paziente che tende a essere più via da, sicuramente dovremmo utilizzare tutto un altro registro, quindi parole come evitare, superare, risolvere, impedire, anche prevenire, per esempio allontanarsi. Un esempio proprio banale: se dobbiamo utilizzare un linguaggio via da per mantenere motivata la persona che abbiamo davanti, una frase che si può dire è: dato che vuole evitare che questo succeda di nuovo, suggerisco di fare questo e quell'altro. Una frase che per esempio io ho adottato nei pazienti a cui mi piacerebbe fare uno sbiancamento, ma non per mio puro diletto, ma perché so che avrebbero, che il paziente beneficerebbe anche di un miglioramento, magari anche solo dare uniformità al colore dei denti, con un impatto che generalmente questi pazienti che partono sempre demotivati da magari un trattamento che è considerato un trattamento cosmetico diventa un trattamento medico solo, diciamo, in alcuni casi. Però vivo l'esperienza di come si vedono e si sentono e come si percepiscono dopo averlo fatto, magari dopo aver raggiunto anche quell'obiettivo. Ma siccome non è il raggiungimento dell'obiettivo la loro spinta motivazionale, in qualche modo io cerco di motivarli mettendo l'accento sul fatto che abbiamo superato molti ostacoli, abbiamo risolto molti problemi. Un altro passaggio che potrebbe aiutare la bocca a fare quel salto di qualità potrebbe essere magari affrontare anche il discorso del colore dei denti, che può magari in alcune persone mettere a disagio o non entusiasmare particolarmente, o che può non rendere bella la bocca se magari i denti non hanno un colore uniforme, ma all'interno della bocca ci sono alcuni denti gialli, alcuni denti bianchi. Insomma, gli metto in luce quelle che potrebbero essere le piccole problematiche che anche un trattamento estetico come lo sbiancamento potrebbe andare a risolvere. Questo è proprio così un esempio, però penso a altri professionisti del benessere, come decidere di andare dallo psicologo. Se una volta era considerata una cosa solo dedicata, diciamo, ai matti, adesso sappiamo bene che le persone si possono affiancare da questa figura professionale anche per raggiungere degli obiettivi desiderati e non solo per risolvere dei problemi. Oppure appunto un nutrizionista che ha davanti a sé una persona che poi deve partire e iniziare a fare una dieta, capire quali sono le spinte motivazionali è sicuramente importantissimo, e questo metaprogramma ci potrebbe aiutare. Vi consiglio di iniziare a fare attenzione alle parole che vengono utilizzate dalle persone che avete davanti, magari iniziando a fare anche un po' di esercizio con le persone che avete accanto a voi, non so, il vostro compagno, il vostro marito, vostra moglie, i vostri amici. Magari questa settimana potete concentrarvi proprio sul cercare di focalizzare
quale schema di questo metaprogramma è il preferito. Tenete presente che noi ne utilizziamo anche di più contemporaneamente, ma per fare esercizi io consiglio sempre di incominciare a concentrarsi su uno alla volta. Poi magari in una puntata finale dei metaprogrammi vi racconterò come si possono anche mettere insieme anche all'interno di uno scritto piuttosto che di un discorso parlato. Generalmente quello che viene suggerito quando non c'è chiaro qual è il metaprogramma d'elezione verso il piacere o via dal dolore, quindi quando non è evidente, diciamo, qual è lo schema di preferenza, si possono unire insieme all'interno della stessa frase, tendendo a scegliere prima di inserire il focus su via da e poi rafforzare magari con un verso. Questo anche nelle pubblicità che hanno a che fare con la salute e il benessere o quando noi vogliamo così raccontare le caratteristiche magari di un trattamento, di un prodotto, possiamo metterle insieme. Vi ricordo, generalmente sempre prima il via da e poi il verso aiuta a prevenire X, risolve il problema Y ed è anche utile per, ci aiuta a raggiungere questo risultato, questo obiettivo, e quindi mettere insieme i due metaprogrammi. Bene, spero che vi sia interessata questa puntata, spero che vi abbia incuriosito l'argomento. Ne andremo a vedere di diversi. Giusto per darvi qualche piccola anticipazione, c'è il generale e lo specifico, somiglianze, differenze, esterno ed interno, procedure, opzioni, cose di questo tipo, e andiamo a sviscerare anche con qualche piccolo esempio come si possono poi mettere in pratica nella nostra vita quotidiana, a lavoro, ma non solo, perché poi questi metaprogrammi si utilizzano anche in tutti gli aspetti della nostra vita, quando dobbiamo appunto in qualche modo filtrare le informazioni e decidere con che software, con che programma, o meglio con che metaprogramma appunto filtrarle, digerirle per poi agire. Vi ricordo sempre quello che è stato il mio motto, che è capire il motivo della persona che abbiamo davanti, accendere i suoi desideri e soddisfare e risolvere i bisogni. Capire il motivo, e questo metaprogramma ci può essere veramente d'aiuto, perché le leve via da e verso sono veramente due spinte motivazionali potentissime, ci possono, diciamo, aiutare proprio in questo primo passaggio, capendo i suoi bisogni, quali sono, diciamo, le motivazioni che effettivamente spingono la persona a fare qualcosa. Trovate tutte le informazioni sul sito www.parolesalute.it, l'ho anche trasportato in elenabizzotto.it/parolesalute, se doveste così non ricordarvi più, o comunque ritrovate il sito nel bottone che c'è sotto il podcast Parole Salute nella sezione dedicata podcast proprio del sito elenabizzotto.it. Lì vi ricordo che c'è anche l'angolo risorse, possono essere veramente interessanti, utili, sfiziose, ci sono tante cose che io poi ho imparato e messo in pratica e cerco veramente di condividere con voi, sperando che vi tornino utili come sono tornate utili a me. Iscrivetevi anche alla Smile Letter se magari volete rimanere aggiornati, qualche piccola riflessione, un pensiero per ottobre, o dei progetti, vediamo cosa riesco a combinare. Vi terrò comunque sicuramente aggiornati. Grazie come sempre di essere rimasti e rimaste qui con me fino alla fine, e noi ci riascoltiamo nella prossima puntata con un altro metaprogramma. Ciao a tutti!